empatico intervenire su queste cose, però si tratta di una questione che ormai è un dominio pubblico. La fondatezza o meno di ciò che si riferisce a ciò che è stato detto non è competenza di questo Consiglio Comunale, e apprendo che lei, signor Sindaco, informerà la Procura in ordine alle circostanze che sono state portate all'attenzione della Io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che ho ricevuto alla giornata di lunedì questa missiva, questo dato può essere tranquillamente utilizzato, perché le dichiarazioni che vengono prese qui sono messe a verbale. Ho ricevuto questa missiva, il cui oggetto è segnalazione di gara pilotata per l'affidamento del carico di progettista del nuovo piano lavoratore comunale di Pordenone, che ha una firma di tale dottor Enrico Persuti. Io non so se egli sia un anonimo, si tratti di uno pseudonimo, come qualcuno dice, come è stato anche riferito sulla stampa, ma io evidentemente non posso saperlo, non è mio compito accertare il carattere, la genuinità, la veridicità di questo documento. E diversamente il mio compito portare all'attenzione di questo Consiglio quanto ho ricevuto, che unitamente al mio gruppo abbiamo rappresentato attraverso una richiesta di un'interrogazione di cui lei in parte oggi ha dato implicita risposta. Allora, a me non interessa, scusate il termine, il merito di ciò che in esso si riferisce, e cioè il fatto che si adombri l'ipotesi che ci siano delle irregolarità rispetto ad una gara che attualmente è in corso per l'affidamento del carico del piano lavoratore comunale di Pordenone, che vedrebbe quantomeno, questo è oggetto evidentemente di indagini, di valutazioni da parte dell'amministrazione comunale, perché oggi il sindaco ci dice che ha intenzione di aprire un'indagine interna all'amministrazione, forse per capire se c'è un corpo all'interno dell'amministrazione comunale, un corpo di salafaruta, non lo so, c'è un corpo che dice determinate cose, che sostiene che praticamente si procede in un determinato modo, si spacchettano le gare e fa una rilencazione di fatti e di circostanze che non mi paiono banali, probabilmente è tutto regolare, e stesso è tutto regolare, benissimo, non devo accettare se questo sia irregolare, se sia regolare o meno, semplicemente il mio compito è portare all'attenzione dell'amministrazione comunale ciò che io ho ricevuto, credo di poter dire anche gli altri colleghi del mio gruppo, tant'è che abbiamo fatto, forse anche altri colleghi del Consiglio Comunale, probabilmente di opposizione, perché la maggioranza non ha ricevuto alcun tempo. Allora, primo dato, la lettera è sottoscritta, se si tratta di una, qualcuno ritiene, una denuncia anonima, non è il nostro compito stabilirlo. Le denunce anonime lo stabilisce, le caratteristiche della denuncia anonima lo stabilisco in modo inequivoco al codice procedura penale, all'articolo 333, e dice che di esse non si fa uso, ad eccezione del ricorso di cui l'articolo 240, cioè il fatto che costituiscano un corpo di reato. Ma non sono cose nostre. E lei bene fa, sindaco, a tutelare l'amministrazione che rappresenta, andando dal procuratore della Repubblica dicendo che cosa c'è agli atti dell'amministrazione, e quindi questo può essere sufficiente per un atto di impulso, come dire, di parte, di avanzamento, insomma, di tutto, che si faccia chiarezza. Io appartengo ad un partito di natura, come dire, garantista, e quindi non, francamente non mi piacciono le persone che non denunciano le cose utilizzando evidentemente in modo personale e diretto le cose, quindi non
soggetto alla Corte d'Appello all'amministrazione, tanto meno all'assessore Toffolo, e non mi pongo il problema se l'assessore Toffolo abbia almeno partecipato ad un convegno l'anno scorso, nel maggio del 2011, ad Udine. Non so se sia vero o non vero, non è mio compito andare a verificare questo. Se in quel convegno, se in quel convegno praticamente poi magari anche una parte diretta o indiretta l'ha esercitata e svolta l'assessore comunale del comune di Udine. Se l'assessore comunale del comune di Udine all'urbanistica e pianificazione della stessa formazione politica che regge in qualche modo questa, anzi regge chiaramente e apertamente questa amministrazione, se si tratta di scambio di favori, non è questo il mio compito. Consigliere, concluda. Non è questo il mio compito, è il compito evidentemente dell'amministrazione e della giustizia, se sarà il caso. Quindi, signor sindaco, no, finisco, signor sindaco, le do atto. Lei oggi ha risposto in parte alla nostra interrogazione. Ritengo che ciò che intende fare, cioè legarsi alla Procura della Repubblica, sia un atto dovuto, un atto di buona responsabilità, e non semplicemente per il fatto che qualcuno possa ritenere ci siano messa denuncia di reato. Ultima cosa, perché immagino che interverrà anche il collega Zanoni, qua oggi ha reso una dichiarazione molto interessante alla stampa, e cioè affermando che è il caso di rivedere certi criteri con i quali si è proceduto nel passato. Io chiederò se mi sarà possibile, grazie, consigliere Zanoni, di spiegarmi quali fossero questi criteri. Grazie. Consigliere Zanoni, in ordine a questa vicenda, volevo dire che io conosco le persone citate come professionisti di specchiata onestà, quindi, e poi sono per principio un garantista, per cui finché non c'è la prova provata che c'è stato un malaffare, credo che me ne facciano continuare sulla loro strada. Certe cose non le condivido, e voi lo sapete, Agenda 21, la partecipazione. Io credo che un piano regolatorio va fatto da chi ne tiene il potere con delle scelte politiche forti. Non si può dare risposta a tutto quello che chiede la gente. Un piano regolatorio è una scelta politica che guarda molto in avanti: se è fatta bene la città verrà premiata, altrimenti succederanno i casini della Riviera Asca o di altre cose. Però, siccome non mi interessa se l'architetto, l'assessore all'urbanistica ha avuto già un incarico, poteva avere allora ne può avere 10.000. Tutti i comuni fanno lo spezzatino degli incarichi, perché c'è una legge che impedisce al sindaco di dare un incarico a chi ha fiducia, e allora li spezzettano e li danno. Questo non vuol dire che qui siano questioni nostre, è una cosa che fanno tutti i comuni, è legittimo, sotto soglia lo dai a chi vuoi. Quindi non mi interessa. Non mi interessa se l'incarico di Borgo Meduna sia un primo tassello per arrivare a Comune. Insomma, chi ha scritto questa lettera sembra quasi uno che non è riuscito a avere l'incarico quella volta del piano di Borgo Meduna e oggi faccia una vendetta più che un'azione di garanzia. Tra l'altro gli architetti sono una categoria terribile. Se gli toglie un incarico si incazzano per tutta la vita. Quindi io ho guardato questa cosa con un certo distacco. Mi interessa, oltre che controllare il tempo, perché non è facile 5 minuti, forse Presidente dovremmo rivedere questi tempi. Comunque, mi interessa l'effetto che questa lettera, dal mio punto di vista anonima, nella misura in cui io scrivo nome, cognome, residenza, numero di telefono, se non sono anonimo, perché ho scoperto che di Giannelli Francesco ce ne sono 7 miliardi e 500 mila. È così, è così. Più dei cinesi. Quello che mi interessa è la reazione della gente. E allora, attraverso i giornali, sentito per una piccola intervista, voi dovreste dare un segnale molto forte. Quello che state facendo con la Procura della Repubblica va bene, magnifico, ok. Voi dovreste dire, bene,
Io inserisco nella commissione due tecnici molto preparati, il nome per conto, uno dell'opposizione e uno della maggioranza. Così garantisco. Dopodiché, tutte le operazioni di questo concorso, sì, non come procedura standard, in questo caso, per dare alla gente che non capisce le questioni, Procura della Repubblica, questo, quello, dice, ok, mettiamo dentro due tecnici esterni nominati, uno dall'opposizione, uno dalla maggioranza, e poi tutte le operazioni relative al bando le facciamo in aula pubblica, aperta al pubblico, a una sala rossa, così o comunale, dipende. Poi i cittadini all'inizio vengono, poi si stufano, la soglia di attenzione è bassissima, non accade. Ma diamo un segnale, del quale io sono convinto che le cose che state facendo sono ok. Assessore, io non credo che tutta quella partecipazione sia, per me è una gran perdita di tempo, però voi, e la sinistra è mentalmente così strutturata, l'urbanistica condivisa, quindi non di niente. Ho già espresso il consiglio. Alla faccia quindi della partecipazione e di questo corvo che ha votato un'ombra non piacevole, non nell'amministrazione, non solo nell'amministrazione, ma anche nella nostra città, rispondeteli con un gesto irrituale, forse ovviamente unico, però dite, io mi metto dentro due personaggi bravi preparati e facciamo tutto il bando col pubblico che viene a sentire. E fregate il corno. Grazie consigliere. Su questa vicenda credo che sia stato più o meno detto. E personalmente non ho ricevuto la lettera, ma l'ha ricevuta un componente del mio gruppo. E io sono sincera, pur comprendendo ciò che ha detto il sindaco, dico che però questa è una nota molto dettagliata. Dettagliata, sì, proprio entra appunto nei dettagli. Allora, come è già stato detto, per la verità non è compito nostro come consiglieri dire nel merito, ma è compito nostro parlarne qui in consiglio, sapere che questa cosa è arrivata e poi a chi spetta fare le indagini. Abbiamo capito questa sera dalle comunicazioni del sindaco la procedura che l'amministrazione intende fare, credo sia corretto. Mi chiedo però se l'amministrazione intenda nel frattempo sospendere il provvedimento o se comunque intenda procedere, perché se è vero che, come dicevo prima, si entra così tanto nel dettaglio, ci auguriamo tutti che questo non corrisponda in alcun modo a verità, però sarebbe quantomeno singolare se fosse confermato. Quindi credo che un approfondimento in questi termini e un'attenzione particolare a questo ci debba essere. Grazie. Né il collega Pasup, né io, né i colleghi Amarilli del Ben e lo Pipero hanno ricevuto questa lettera, quello che sappiamo, ciò che si è detto sui giornali, quindi non voglio neanche entrare nel merito della cosa. Certo è che meglio dal mio punto di vista quando c'è una cosa di questo tipo rispondere nel merito, andare, cioè il fatto che la lettera sia anonima, insomma, comunque non toglie nulla al fatto che si possa rispondere nel merito, proprio negando con forza, con determinazione le insinuazioni che nella lettera vengono avanzate. Sul piano della politica devo dire che la mia personale opinione è questa, ma prescinde totalmente da questa lettera. Io francamente avrei gradito un segno di discontinuità, l'avevo anche detto all'assessore Toffolo, francamente se per giudicare le compagini che si sono presentate, che hanno fatto la proposta di essere loro a
redigere un nuovo piano regolatore generale, io mi sarei affidato per il giudizio da dare sulla scelta a delle personalità totalmente estranee. Mi sarei affidato a delle personalità totalmente estranee, di grandissimo livello, a cui avrei chiesto di fare per noi questo lavoro. Per un motivo essenziale, perché ascoltandovi, ascoltando lei, signor Sindaco, ascoltando l'assessore Toffolo, io avevo inteso che ci fosse in voi una volontà, come dire, di segnare, marcare una forte discontinuità. Se ascolto le ultime cose che dite, mi pare di capire che siete molto orientati a ridurre in maniera molto efficace, importante, le cubature, ad affrontare alcuni nodi storici di questa città che l'assenza del nuovo piano non ha mai consentito di affrontare. Quindi immaginavo, come dire, che ci fosse questa volontà da parte vostra, e voi sapete che questa cosa si traduce inevitabilmente in una dialettica fra la compagine che viene chiamata a progettare e chi dirige gli uffici, perché chi dirige gli uffici è in ogni caso, come dire, in grado di rappresentare la continuità delle cose che sono state fatte, perché tutte le cose sono passate attraverso gli uffici, è inutile negarlo, è evidente che è così. Quindi voglio dire, se ci fosse stata da parte vostra una scelta, come dire, totalmente esterna, io l'avrei accolta come una grande manifestazione di incoerenza rispetto alle cose che siete andati dicendo al Palazzo Badini, le cose, cioè questa sarebbe stata secondo me una scelta assolutamente giusta, la scelta di fidare, come dire, di fare in modo che il capo di partizione urbanistica e il suo principale collaboratore siano bene o male, Deus ex machina della scelta, certamente non segnala una rottura di continuità, che secondo me invece è necessaria. Dunque, quindi questo è l'elemento secondo me politico. Poi l'altra cosa evidente è che a me è parso fin dall'inizio che le modalità che avete scelto per avvicinare il piano regolatore, come dire, fossero all'esterno, perlomeno potessero essere, voglio usare le parole con prudenza e anche con moderazione, ma potessero essere lette all'esterno come fortemente coinvolgenti da un lato, ma francamente anche molto ingenue da un altro punto di vista. Vorrei che ragionassi su questo, però molte delle modalità che avete messo in campo mi sono apparse così. Voi sapete che sono, quando si fa un piano regolatore, entrano in gioco questioni fondamentali, cioè elementi di capitalizzazione di aziende, elementi, come dire, di grandissimo rilievo, no? Si gioca una partita di enorme rilievo. E che in questa partita vengano fuori lettere come questa non mi stupisce, per dire la verità, è possibile, ci può aspettare cose di questo tipo. Quindi, come dire, francamente mi pare che questa cosa in qualche modo ci riporti tutto, come dire, alla materialità anche, no? Estrema concretezza e anche pesantezza dell'operazione che indubitabilmente il Comune di Pordenone e che quindi è già valutata da questa cosa. Ma lo ripeto, secondo me il dato politico è che nel momento in cui avete scelto quelle tre persone a cui affidare la determinazione di qual è la compagine, devo dire, secondo me avete fatto una scelta conservativa che non è coerente con le cose che siete andati dicendo. Quindi questo anche è un elemento generatore, poi, francamente, di possibile confusione delle cose che poi abbiamo letto sui giornali. Però insomma, è la scelta che avete fatto, ve ne assumete piena responsabilità. Io credo che voi abbiate ora il dovere di agire, anche di manifestare in una dimensione di totale, completa trasparenza, proprio per allontanare nella città ogni dubbio che si possa essere, come dire, che ci possa essere qualche cosa di non corretto, di non trasparente, di non chiaro in questa vicenda. Stavo breve anche perché noi del gruppo del Partito Democratico non abbiamo ricevuto, sembra anche grazie alla maggioranza, questa lettera che ha ricevuto invece, mi sembra, soltanto il gruppo del PDL e il gruppo misto della Lega, se non sbaglio. È una lettera. Oggi noi colleghi stiamo discutendo un documento che, come ha detto prima giustamente il collega Del Mas, potrebbe essere rilevante dal punto di vista penale, anche perché ho dato adesso una lettura veloce perché il consigliere Giannelli
mi ha dato appunto il documento, perché mi sembra anche che le affermazioni contenute potrebbero essere, sono altamente generiche, e anche del tutto, anche dal punto di vista politico, io ritengo che sia del tutto irrilevante. E poi riguarderebbe una irregolarità di una scelta amministrativa che deve ancora essere perfezionata. Trovo veramente assurdo. Invece quello che sono rimasto un po' stupito è che forse nessuno ha denunciato il fatto che scrive una lettera anonima, certamente adotta un metodo che per sua natura non appartiene ai cittadini di Pordenonesi, che non appartiene a questo territorio. E non si capisce a quale titolo questo codardo, questi codardi, possono permettersi di attribuire comportamenti a delle persone, signor Sindaco, che hanno fatto sì che ogni atto della pubblica amministrazione sia sempre più facilmente e rapidamente accessibile ai cittadini. È una giunta che ha adottato la trasparenza quale peculiarità della propria azione amministrativa. Mi preme ribadire a tutti i consiglieri che questa modalità di agire, di azione, di parere, sono del tutto estranea alla politica. La politica per me è confronto. Ogni azione politica basata su mere sensazioni, sugli avvertimenti, sulle reazioni, denigrazioni, dirompente e distruttiva, non solo nei confronti delle persone a cui sono dirette, ma anche nei confronti delle istituzioni di cui sono parte. Però non voglio certamente negare l'esercizio delle giuste prerogative civiche, secondo il quale solo i fatti, i comportamenti concreti e non mere supposizioni devono diventare oggetto di giudizio, se del caso, di denuncia o di censura. Ribadisco, questa è un'amministrazione che lavora e che sta sperimentando anche nuove modalità di coinvolgimento sul territorio e inevitabilmente ha estimatori e delegatori. Uno dei punti fermi della sua linea amministrativa è sempre stato e sarà quello del coinvolgimento e della partecipazione, la più ampia possibile. Perseguire il coinvolgimento e la trasparenza inevitabilmente può portare il signor Sindaco a delle critiche che non devono preoccupare e che anzi consentono il confronto con chi vorrà farle anche in modo costruttivo. Il Sindaco e gli assessori sono sempre stati disponibili ad incontrare chi ne ha fatto richiesta, sia per fare proposte o per chiedere chiarimenti. Per questo motivo, signor Sindaco, noi ribadiamo tutta la nostra fiducia a lei, a tutti gli assessori, ai dipendenti comunali e la nostra solidarietà per tutte le azioni subite, volte a delegittimare e a lederne la vostra credibilità. Tanto fanno per nulla. E a questo punto mi permetto di chiedere anche perché, se l'estensore e gli estensori di questa missiva vorranno uscire dall'anonimato e faccelo sapere, saremo molto interessati ad incontrarli e ad ascoltarli. Grazie. Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri. Nel sottoscrivere tutto quanto detto in questo momento dal capogruppo del PD Fausto Masello, aggiungo soltanto che bene hanno detto chi ha affermato che la competenza di quanto scritto non è competenza di questo Consiglio, tanto più perché non firmate, quindi con l'unico obiettivo di screditare l'amministrazione e le persone coinvolte. Però proprio perché nella lettera ci sono nomi e cognomi di dipendenti del Comune di Pordenone di trasparente integrità, e credo che a noi tutti spetta non alimentare la macchina del fango. A noi tutti, intendo rappresentanti del popolo, della città di Pordenone, e portatori di interesse per Maspiglia che fino adesso hanno fatto correttamente il loro lavoro nella professionalità. E quindi chiedo a tutti quanti, credo che l'amministrazione e le persone tirate in ballo da questo documento abbiano il diritto a far sì che questa macchina del fango non venga alimentata. Grazie. Grazie Presidente. Niente, ci troviamo di fronte a qualcosa di anomalo, qualcosa che fa pensare, ma sul quale penso che il Sindaco abbia già risposto in maniera puntuale e precisa. Forse questa lettera, che io non ho ricevuto e noi non abbiamo ricevuto, ha già un difetto in partenza. Vorrebbe richiamare la trasparenza e come primo atto di trasparenza viene mandata solo ad alcuni e non ad altri. Questa è una cosa che fa pensare. Non ha fatto bene il PDL ad inoltrarla all'amministrazione,
cui ringrazio i consiglieri del PDL che l'hanno fatto, perché altrimenti si parlava di un qualcosa di cui non avevamo neanche l'atto, la conoscenza. Noi non l'abbiamo letto, io non l'ho letto, per cui mi baso su ciò che è stato riportato dall'amministrazione e dai consiglieri che sono intervenuti. Certamente questo passaggio ha in qualche modo introdotto un elemento che è quello di rovinare un certo clima. Io penso che l'amministrazione abbia fatto bene a rispondere come risposto e a perseguire le strade che ha deciso di perseguire. L'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che di fronte a questi fatti, se già c'era la trasparenza, se già c'era l'attenzione, questa va tenuta sempre alta e anzi va forse ulteriormente aumentata. Mi associo pienamente a quanto hanno detto i capigruppo del PD e del Fiume. Penso che questo sia un momento particolare che vada vissuto come vanno vissuti i momenti particolari, con attenzione per il proseguio di ciò che ci si era dati come obiettivo nel massimo della trasparenza. Grazie. Signor Sindaco, Presidente. Diciamo che intervenire su delle comunicazioni come quelle sottofatte non è così semplice di per mettere le cose in un filo ben ordinato. Quello che è sicuro è che comunque ci deve essere solidarietà alle persone che sono coinvolte, ma questo è una manifestazione di rapporti interumani che poi nella visione amministrativa politica può avere anche altre segnalazioni o altri risvolti. Comunque sia, è una brutta storia. Ragionevolmente non sarà l'ultima, non perché ne siamo autori, noi non siamo neanche stati informati, la maggioranza non è stata informata, quindi non so se già ci considerano in maggioranza, visto che non ci hanno informato, non sarebbe una brutta cosa. Non sarebbe una brutta cosa. Non sarebbe una brutta cosa. No? E su questa. Parlando per se stesso, è una cosa condivisa. Però quello che mi preoccupa molto è che questo che è stato pubblicato, diffuso così, in qualche modo è stato ritenuto degno di attenzione. E questo è un po' che mi preoccupa in questo tessuto di Pordenone. Forse abbiamo avuto le brutte vicende, le brutte esperienze dell'Ecomostro, di altre cose che sono venute, allora c'è nell'opinione pubblica questa disponibilità a ascoltare, valutare, ritenere, quello che volete, che questo tipo di informazione possa essere coinvolgente. Che cos'è che a Pordenone manca? Ragionalmente a Pordenone manca una coerenza fra la numerosità degli elettori che sono espressi un anno e mezzo fa e che hanno dato ai 16 della minoranza il 60% di voti, o che è la stessa cosa, che il 40% degli elettori sostiene questa maggioranza, ma non è una maggioranza di per sé nella città, è una maggioranza solo frutto di una particolare legge elettorale. Ovviamente i numeri che sono qua non sono coerenti, o non basta avere la forza dei numeri per avere anche la forza della ragione. Ora è su questo problema del rapporto fra espressione della nostra cittadinanza e credibilità nei confronti di ciò che viene fuori, che è uno dei punti sui quali forse merita prestare attenzione. Io penso però che in questa situazione sia opportuno mandare un segnale forte, e questo segnale forte può essere aprire la partecipazione e perché no ridurre l'esecutivo, eventualmente non tecnici con tecnici non tesserati, ma capaci di godere di ampia cerca fiduciaria,
almeno di quelli che saranno partner nel percorso democratico verso il governo regionale. L'urbanistica e il piano regolatore generale in particolare sono e saranno importanti, e penso che il sindaco in questa situazione possa essere quello che ha interesse e che vede di essere protagonista principale della gestione dell'urbanistica in questo comune, quasi avvocando a sé queste deleghe importanti. E così magari, richiamando a sé queste deleghe importanti, potrà pensare che la città smart sia permanentemente quella che si coordina fin da subito con Corcia e Pordenone e che dà credibilità agli altri, prevenendo lo scempio che si vuole fare in comune. Allora la trasparenza e la partecipazione, più della procura, sono cose importanti per la prevenzione e per la buona amministrazione. Penso che questa formulazione, più di un parere, anche se in modo, per dire, non molto lineare, sia un contributo perché a Pordenone si possa fare sempre molto di più, valorizzando tutte le risorse che ci sono. Non siamo interessati a entrare in giunta, ovviamente, no? Quelle che ci sono, perché ci sia una vera forza di credibilità, di aspettativa delle persone che volevano cambiare Pordenone e che sono trovati ancora una fase dove il cambiamento di fatto